È una trappola. Perché Fulke ci apre il suo santuario? Per attirarci. È superba e arrogante. Non sa che anche lei può fallire. La sua natura paurosa. Qualunque cosa troveremo, rimani calmo. Mi tratti come un bambino, Basi. E ti proteggo come un padre. La tua morte sarebbe uno spreco. Hai molto da fare in questa vita. Io lo so. Ecco un altro dei tuoi misteri. Nessun mistero. Sento che sarete entrambi grandi. Siete destinati a versare il vostro sangue in questa casa di Dio. Alle armi, Basim! Quindi dobbiamo irrompere come dentro. Cosa? Cenere questa casa di Cristo. Essere la via per il santuario di Fulke. Andiamo, allora. Sii cauto, Eivor. Farai il suo gioco così. Sigurd.
succede? Dimmi che hai trovato una traccia, qualunque cosa! Forse sì. Una fortezza nel Satex, dove l'ordine addestra i soldati. Meglio controllare. Sigurd da poco tempo. Trovato niente. Documenti di interesse per gli occulti. Hitam vorrà esaminarli. Quanto a Sigurd, Porchester è l'unica pista. Se è al castello di Porchester, ci servirà una grande armata per assaltarlo. Ho molti amici in Inghilterra ormai. Se li farò chiamare, verranno. Senza dubbio. Basim, gli ha tranciato il braccio di netto. Un uomo può sopravvivere a una tale perdita? Fisicamente sì, mentalmente non so dirlo. Un uomo può cadere nella disperazione. Se pensi che possa togliersi la vita come ha fatto Tedmund, dimenticatelo. Devo dire al mio clan che il loro Jarl è ancora prigioniero. Non la prenderanno bene. Non falliremo di nuovo, Eivor. Andrò in Avascopert e ti avvertirò quando avrò notizie su Porchester. Sta pronto,